Stiamo ancora considerando questi eventi, questi aspetti sociali che ci parlano del ritorno di Cristo e della venuta di Cristo. E quest'oggi il mondo ricorda un certo Wegener, che è lo scienziato, il geologo, che parlava della divisione, dell'allargamento dei continenti. Lui osservava i continenti e venne fuori con questa teoria che i continenti, essendo tutti uniti, si separarono, è vero, piano piano l'un dall'altro, fino ad arrivare alla realtà geografica di oggi. Non ho, come dire, né la competenza né la preparazione di poter dire nulla in merito, se non questo. Quando si guarda la bellezza della natura, la meraviglia della natura, a me sembra impossibile che non si lodi Dio. Paolo fa la stessa riflessione. In Romani 1 lui dice che le meraviglie, le capacità di Dio sono manifeste nelle opere sue. Si vede chiaramente quello che Dio ha fatto nella sua nel creato. E quindi chi non vede Dio in questo è inescusabile. E penso che quando noi guardiamo la bellezza del creato, la bellezza del corpo umano, noi non possiamo che lodare Dio. Salmo 8. Davide scrive: O Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini, sì, e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte. Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? E figli è l'uomo perché tu ne prenda cura. È straordinario qui che Davide riconosce prima di tutto Dio in tutta la creazione. Nei cieli Dio ha posto la sua maestà. Io non so spiegare cosa vuol dire posare la sua maestà. So che quando tu vedi la maestà, tu ti butti a terra, tu adori, tu ti senti piccolo. E quando noi vediamo la meraviglia del creato, la meraviglia del cielo, noi dovremmo sentirci così. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini. Quando vedi un bambino, non vedi la gloria di Dio, non vedi l'amore di Dio, non vedi la gioia che Dio dà. Quando considero i cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, e poi considero l'uomo. Ma cos'è l'uomo davanti alla bellezza delle stelle e della luna? Eppure tu hai creato l'uomo, solo di poco inferiore a Dio, l'hai incoronato di gloria e di onore. Questo è l'uomo, questo dovrebbe essere l'uomo.
non l'uomo peccatore, assassino, violentatore, ladro, bestemmiatore. Tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio, l'hai coronato di gloria e di onore. Dobbiamo vedere l'uomo così, l'uomo che ha in sé le qualità poco inferiori a Dio. Non possiamo odiare l'uomo, ma soprattutto quest'oggi consideriamo la natura, consideriamo i cieli, consideriamo i bambini, consideriamo l'essere umano e diamo gloria a Dio, perché Dio è creatore di tutto.